grande gioia, malcelato orgoglio che ci troviamo qua per presentare due giocatori che noi non è che avevamo puntato, avevamo sognato di portare noi, perché sinceramente all'inizio della campagna acquisti due giocatori come Riccardo e Marco noi ce li sognavamo, fino a pochi mesi fa pensavamo alla C-Silver, oggi sinceramente ci approcciamo a questa grandissima opportunità per noi del campionato di Serie B, questa grandissima opportunità di riportare Livorno nel basket che conta con due ragazzi e due giocatori che hanno abbracciato con gioia, con passione, devo dire la verità, anche guardando con un certo occhio di riguardo a Libertas dal punto di vista anche poi concreto, tenendoci incontro in tutto, gli devo dire un grandissimo ringraziamento. Io oggi ho la gioia di presentare Marco Ammannato e Riccardo Castelli. Benvenuti in diretta! Chi sono Marco Ammannato e Riccardo Castelli? Dopo che hai detto questo io ce la sono stroncata. Ma allora, sono due ragazzi che hanno comunque giocato a livelli ancora più alti di quelli della Serie B, hanno fatto esperienze in questi anni di Serie A, pure vincendo campionati, alcuni anche a dispetto del sottoscritto, e guardo alla mia sinistra. Ovviamente quindi sono giocatori che conosco bene e che quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità di poter allenarli abbiamo cercato di cogliere la cosa al volo. Ci siamo incontrati, scontrati in varie circostanze, magari con Marco un pochino più indietro, quando Marco era giovane, in qualche caso, in quel caso per esempio ero io che avevo bruciato lui sulla sirena, ma sono tutte vecchie esperienze che però portano a dire che sono due giocatori che hanno un vissuto importante, che hanno un vissuto nel mondo della pallacanestro, ma sono allo stesso tempo ancora nel pieno delle loro possibilità, e quindi non sono ragazzi che vengono qui a svernare, ma sono qui a cercare di ottenere insieme alla società, insieme al sottoscritto, l'obiettivo di fare crescere questa società. Poi dopo a livello di risultato vedremo quello che sapremo meritarci e quello che il campo dirà, perché il campo è sempre il giudice supremo. Però sul fatto che siano due giocatori che possono alzare in maniera molto elevata il livello di gioco che noi vorremmo avere e che hanno l'esperienza necessaria per poterci guidare in campo, questo è certamente, lo dice il loro trascorso e quello che è la loro storia. Che dire? Niente, sono davvero molto felice di essere arrivato qua. La situazione qua si è creata appunto qualche mese fa quando Gigi mi ha chiamato e mi ha illustrato il progetto, mi ha detto quanto era ambiziosa questa società, e poi anche Beppe, ho sentito anche Beppe e di conseguenza non ho potuto fare altro che abbracciare anch'io questa sfida che ci si poneva davanti, e niente, vediamo un po', visto che la squadra c'è, e speriamo solo di far bene. Sarà dura, se lo sappiamo, ma i presupposti ci sono tutti. La voce di chi è in diretta sente poco, un po' di voce. No, io ho accettato quando sono venuto qua a pranzo con Roberto e Beppe, perché prima avevo un po' di dubbi da lontano, però quando sono venuto sono stati talmente bravi, cioè con le parole a intortarmi, che ho accettato, cioè, questa sfida mia personale. Ho 32 anni e vengo qua per vincere, non vengo qua per fare la comparsa. È quello che poi spero c'è di trasmettere insieme a Ricky, che siamo quelli più grandi, a tutta la squadra. Questa squadra ha giocatori che può vincere il campionato, se vuole toccare. Sì,
si vede da sotto, aspetta.